9 e 35 minuti, oggi è giovedì 3 novembre 2016, siamo qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano dagli studi di Milano All News. Buongiorno a tutti, sono ben contento di ritrovarvi qui questa mattina e questa mattina vi raccontiamo di un evento che avverrà questo weekend qui a Milano. Due giornate interessanti dove scoprire un nettare, molti lo definiscono, credo, no? Quindi una non molto italiana, non molto milanese, ma che sicuramente ha molti estimatori in Italia. Lo facciamo con Andrea Giannone, organizzatore del Milano Whisky Festival. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Allora, un festival del whisky sul whisky a Milano, è l'11ª edizione che fate. Che cos'è Milano Whisky Festival? Milano Whisky Festival è un momento in cui diamo la possibilità ai visitatori di poter conoscere il whisky, quindi il whisky scozzese principalmente, e quindi cerchiamo di portare tutte 108 le distillerie che sono in questo momento attive in Scozia in una sala dell'hotel Marriott. Uh-huh. Dicevamo appunto 11ª edizione, quindi come è venuta questa idea? L'idea è nata grazie a Giuseppe, che è il mio socio, e al sottoscritto, che siamo sempre stati appassionati di whisky fin dagli anni 90. E poi all'inizio del nuovo millennio sono cominciate a nascere manifestazioni in tutta Europa sul whisky, e allora poi nel 2006 abbiamo deciso che era ora di farne una a Milano, farne una in Italia, e perché c'eravamo un po' rotti le scatole di andare in giro per l'Europa tutti i weekend, e quindi abbiamo detto perché non ce la facciamo noi. Quindi abbiamo organizzato la prima nel 2006, fu una bella esperienza, chiaramente è una cosa completamente nuova, organizzare un evento è una cosa che non avevo mai fatto. Fu una riunione condominiale perché vennero solamente 350 persone, l'anno scorso ne sono venute quasi 4.000, quindi insomma, siamo leggermente cresciuti. Insomma, la storia quindi parte da una passione personale, mi dicevi, per il whisky. Sì, sì. Come ti sei avvicinato al whisky e cosa ti ha appassionato del whisky? Allora, cioè, che per molti potrebbe essere uno di tanti alcolici, come può bere. Esatto. La passione, in casa mio padre ha sempre bevuto whisky, quindi è una cosa che io ho sempre trovato in casa. E poi ho cominciato ad avvicinarmi assaggiandolo, chiaramente diventi grande, quindi non so, 20-25 anni cominci ad assaggiare un po' di cose, e poi soprattutto la passione è nata quando sono cominciato ad andare in Scozia. Ah. Quindi con le prime visite in Scozia, andare a vedere le distillerie, gli scozzesi, che sono un popolo molto bello e che io ammiro tantissimo, e da lì quindi poi nasce la passione. Ho avuto la fortuna di avere negli anni 90 un ufficio davanti al Bar Metro di Piazza De Angeli a Milano. Al Bar Metro c'è il proprietario Giorgio D'Ambrosio, che penso che sia uno dei massimi esperti e appassionati di whisky al mondo, e lui ha cominciato a trasmettermela, e di conseguenza quindi una storia molto milanese, quasi quella che poi ha portato al Milano assolutamente milanese, perché nella realtà dei fatti io whisky l'ho conosciuto con Giorgio, grazie a Giorgio. Ecco, una appunto, il whisky in Italia non si produce, oppure anzi mi dicevi c'è una sola, c'è solo una distilleria, la distilleria si chiama Puni, è a Glorenza in provincia di Bolzano, è una distilleria relativamente giovane perché è pochi anni che produce, finalmente ha iniziato a imbottigliare, chiaramente il prodotto è molto giovane, io l'ho assaggiato in tutti i suoi aspetti e varietà, devo dire sì che promette bene, poi al momento è molto giovane, quindi così. Quindi gli anni servono per migliorare poi un prodotto, assolutamente. Anche gli anni di utilizzo delle botti, penso, una cosa del genere, non sono per nulla tecnico e non so allora, il whisky, di cosa stiamo parlando. Quindi per legge in Scozia il whisky, per chiamarsi whisky, quindi Scotch whisky, deve essere prodotto in Scozia, invecchiato in Scozia per almeno 3 anni ed imbottigliato in Scozia. Di conseguenza una delle fasi fondamentali è l'invecchiamento. Quindi a seconda del tipo di barile che utilizziamo per far invecchiare il nostro whisky avremo poi degli aromi differenti. Normalmente si utilizzano o barili che precedentemente hanno contenuto lo sherry spagnolo o il bourbon americano. Ecco, quindi già quello dà un po' di... Certo. Torniamo al nostro festival invece. Cosa ci aspetta questo weekend qui a Milano? Come è strutturato? E
comincia a darci le coordinate anche per... Allora, il Whisky Festival si terrà all'Hotel Marriott, che è in via Washington 66 a Milano, quindi facilmente raggiungibile con la metropolitana, la linea rossa in Wagner. Suggerisco chiaramente di venire in metropolitana, non venite, se bevete non guidate. Però devo dire che è una posizione perfetta, il festival perfetto per andarci con la metropolitana. Esatto. Poi devo dire che tanta gente comunque viene in macchina con accompagnatori, quindi proprio per questo infatti noi abbiamo da 2 anni l'ingresso è gratuito, quindi poi si può acquistare in loco il bicchiere, portabicchiere, la guida al festival con 5 euro, però ovviamente magari gli accompagnatori non devono acquistare il kit, ma stanno solamente lì. Anche perché poi, tra parentesi, all'interno del festival, oltre a poter degustare il whisky, abbiamo anche delle cose da mangiare, come ostriche e salmone, quindi prodotti tipici. E quest'anno abbiamo aggiunto anche un piccolo corner con un po' di salumi e formaggio per fare un po' di fondo, perché quando si beve comunque serve un po'. Sì, un pochettino, sì, devo dire. Allora, quando si degusta comunque si bevono 2 cl, quindi è veramente poco, però quando ne bevi 3 un po' di fame comincia ad arrivare. Apriamo sabato mattina alle 2 del pomeriggio e andiamo avanti fino a mezzanotte. L'ingresso è libero, quindi uno può, se vuole, può registrarsi prima sul nostro sito, che è whiskyfestival.it, o altrimenti viene, si può registrare direttamente all'ingresso. E domenica invece chiuderemo alle 9 di sera, sempre aprendo alle 2 del pomeriggio. Per giustamente una cosa più pomeridiana. Sì. Pensare di degustare del whisky alle 9 del mattino, insomma, fosse... No, beh, noi in Italia non ce l'abbiamo come idea, però nelle altre manifestazioni europee normalmente aprono alle 9 e 10 del mattino. Ecco. Cosa possiamo trovare all'interno di Milano Whisky Festival? Allora, quest'anno possiamo trovare praticamente quasi tutte le distillerie presenti in questo momento in Scozia. Dicevi che sono le distillerie attive sono 108. Ok, quindi a un certo senso poi avete già un numero limitato di espositori. Esatto, più di 108. Un festival che più di tanto, cioè, esatto. Se mi venivi e mi dicevi ho 300 espositori, qualcuno mi ha detto non torno i conti. No, noi abbiamo appunto quasi tutte le distillerie scozzesi, abbiamo anche qualche distilleria irlandese. In Irlanda le distillerie al momento attive sono solamente 6. Abbiamo anche whisky americani, quindi dei bourbon, e poi abbiamo anche un whisky da Taiwan, Kavalan, whisky indiano Amrut, sì. E poi abbiamo anche alcuni whisky giapponesi. Inoltre abbiamo... Come se la cavano fuori dalla Scozia? Ma se la cavano abbastanza bene, devo dire. Fanno comunque tutti dei prodotti molto, molto buoni, specialmente poi i giapponesi, che ultimamente stanno riscuotendo un grandissimo successo. Ma devo dire che anche, per esempio, Kavalan, il whisky di Taiwan, è molto, molto interessante. E poi da 3 anni abbiamo anche una sala attigua con il rum. E anche quest'anno abbiamo circa una ventina di distillerie di rum presenti, perché comunque anche il rum è un distillato che, come il whisky, una volta che viene invecchiato e fatto maturare in modo corretto, può dare delle grosse soddisfazioni al palato. Ecco, ci hai parlato di questi nuovi arrivi, ad esempio da Taiwan, dal Giappone così, e dei vostri 100+ distillerie proprio invece scozzesi, diciamo le original. L'eccellenza che avete, per cui siete fieri di avere all'interno del Milano Whisky Festival? Ma allora, adesso non voglio... L'eccellenza o le eccellenze, che so che insomma bisogna sempre fare tutto a qualcuno. Esatto, allora diciamo che abbiamo tutti i whisky dell'isola di Islay. L'isola di Islay è l'isola più a ovest della Scozia, è l'isola dei whisky turbati, no? Sono 8 distillerie e le abbiamo presenti tutte e 8. Poi abbiamo... Loro su un'isola hanno 8 distillerie, noi non riusciamo a avere forse neanche una sul tuo territorio. Esatto. Sembra capire l'importanza. Esatto. Un'isola molto piccola, tra parentesi. Infatti, immagino. È un'isola molto molto più piccola dell'isola d'Elba, per darvi un'idea. Ecco, quindi è un'isola che si attraversa su 20 km. Beh, ma se andiamo proprio all'estremo nord, sulle isole Orcadi ci sono 2 distillerie. Una delle 2 è Island Park, che tra parentesi è tra le mie preferite, però più o meno chi mi conosce lo sa. E le isole Orcadi sono ancora più piccole, e questa distilleria è veramente un vero e proprio gioiello. Consiglio a tutti, se potete, di andare sulle isole Orcadi
oltre al fatto che potete visitare la distilleria, le isole, sono, le isole Orcadi sono anche questi sono dei posti fantastici, sono sì. Posti... le isole Orcadi sono un posto veramente fuori dal mondo, è bellissimo, sì, perché... Quindi appunto diciamo, le eccellenze sono quindi appunto queste isole... Tutti i whisky delle isole, ma tutti i whisky delle islands, quindi parlo di della zona dello Speyside, la zona delle Lowland, che è la zona di confine tra Scozia e Inghilterra, dove abbiamo whisky molto delicati, quindi whisky per tutti i gusti. Ecco, appunto, ecco, mi hai dato proprio l'assist perfetto, quindi dicevi, per tutti i gusti, ma anche per tutte le persone, nel senso, chi non ne sa, chi magari si vuole avvicinare, allora, come può capire qualcosa? Io arrivo lì, cioè siete tutti dei fuori classe del whisky, sapete? No! Siete tutti super imparati, come si dice, no? Quindi, allora, come faccio invece che arrivo, non ne so niente? Allora, innanzitutto, fortunatamente tutti quanti noi abbiamo un palato differente, no? Quindi dico una cosa banale, c'è chi piace la carbonara, chi piace la matriciana, chi piace il risotto milanese. Uh-huh. E nel whisky è uguale. Ci sono, non so, questi whisky super torbati, speziati, che magari a qualcuno non piacciono perché sono troppo affumicati, e invece magari c'è chi preferisce whisky molto delicati, come li chiamano gli scozzesi i whisky da donna. Ah. No? Sono quelli distillati tre volte. Per cui anche grazie all'esperienza di ognuno di noi del proprio palato, quindi magari c'è chi non ha mai bevuto whisky ma gli piace, non so, gli piace bere il rum piuttosto che la grappa o la vodka o il gin, riesce a trovare il whisky che fa per lui. Il problema grosso di quando magari si parla, ah no, io whisky non lo bevo, oppure a me non piace il whisky, è difficile. Whisky non ti piace perché non hai mai bevuto quello che ti piace, non hai mai trovato il tuo. Ah. Però cioè, c'è un whisky per chiunque di noi. C'è un whisky per qualsiasi palato, sì, assolutamente. Assolutamente, perché, ripeto, a chi piacciono le cose molto delicate e morbide, a chi invece piacciono le cose estreme, ruvide, affumicate o salmastre, quindi insomma... Quando si beve, il whisky? Secondo me è il momento, o anche lì ognuno c'ha il suo? Allora, tendenzialmente noi in Italia lo consideriamo come tutti i distillati una cosa da bere dopo cena. Però io trovo che sia un grandissimo aperitivo, si può bere tranquillamente anche come aperitivo, dopo cena magari un po' così, un po' forte, io trovo che comunque dopo cena hai il palato che è, tra virgolette, concettemi il termine, sporco dalla cena, per cui magari invece poterlo degustare in purezza con palato pulito, quindi prima come aperitivo è... Però in Italia la tendenza di bere comunque dopo cena. Ah, ecco. All'interno appunto della mia film festival, del mio whisky festival, scusami, appunto mi ha detto quindi che anche il neofita può avvicinarsi e capire meglio, ma ci sono anche invece delle masterclass. Abbiamo anche delle masterclass. Cinemastica, diciamo, un po' di più. Allora, la masterclass diciamo che ha due aspetti. Ecco. Può essere molto interessante per il super esperto che magari vuole approfondire una distilleria piuttosto che un'altra, ma va bene anche per il neofita, perché durante, comunque ricordiamoci sempre che durante una masterclass c'è la possibilità di ascoltare chi il whisky lo produce, chi il whisky lo importa, lo distribuisce in Italia, e quindi la spiegazione riesce a essere così. Cioè, appunto, queste masterclass con chi vengono fatte? Allora, le masterclass vengono tenute... Sono tante anche, ho visto. Sì, quest'anno ne abbiamo 13. Alcune sono già andate sold out, i posti sono limitati perché comunque sono masterclass per 35 persone. Okay. E, sono dei momenti di approfondimento molto interessanti, in quanto appunto normalmente sono tenute anche quest'anno da chi fisicamente il whisky lo produce, quindi non so, per esempio abbiamo masterclass per esempio della distilleria Lagavulin che è tenuta dal brand ambassador italiano, la masterclass, c'è un'altra masterclass molto bella domenica, divertente, che questa va benissimo per neofiti, è la Freud contro Beaumont, sono due distillerie della famosa isola di cui ho parlato prima, l'isola di Islay, e verranno messi a confronto tre imbottigliamenti contro altri tre, quindi si potrà vedere. Ci stanno i produttori a fare questo tipo di gioco, diciamo? Allora le due distillerie sono dello stesso proprietario, okay. Quindi ovviamente giocano in casa, ed è un modo così per due whisky torbati,
ma completamente differenti. E anche lì, quando dici caspita, il whisky è turbato, però a me non piace, può anche non piacerti, però in questo caso, per esempio, ne abbiamo due completamente differenti. La Froeg è un whisky molto più aggressivo, dove la torba si sente molto di più. Beaumont invece è un whisky molto più delicato e morbido, ma altrettanto turbato, dove comunque i fumi della torba li sentiamo. Ecco, quindi diciamo che anche la masterclass va benissimo, quindi in questo caso, per i neofiti, per capire come ci si muove in questo mondo. E quest'anno poi abbiamo due masterclass anche su Room. Ah. Una sabato, una la domenica. Quella della domenica è già andata sold out, e invece per quella del sabato abbiamo ancora dello spazio. Allora, ricordiamo bene dove è l'appuntamento e quando, così per chi si fosse collegato solo adesso. Allora, l'appuntamento è all'Hotel Marriott in via Washington 66 a Milano. Si può raggiungere con la metropolitana e la linea rossa alla fermata Wagner, ma si può arrivare anche con la 90 e la 91 con la circonvallazione. Sabato dalle 14 alle 24 e domenica dalle 14 alle 21, come ripeto, l'ingresso è gratuito. Sì. C'è un kit, dicevi, volendo poi chi vuole può acquistare il kit in loco, dove ci viene dato bicchiere, portabicchiere, la guida al whisky 2017, che è sempre molto interessante, che curiamo. Quindi sempre potrà conoscere tutti i produttori scozzesi, questi altri produttori che mi dicevi, arrivare un po' da tutta la parte del mondo, nonché poi questo nuovo mondo che avete inserito da, come dicevi, un paio d'anni. Esatto, del room che vi sta dando soddisfazione anche, sì, questo. Sì, ci dà soddisfazione, tanto è vero che l'anno prossimo faremo una manifestazione dedicata esattamente solo al room. Si scopre e diventa una manifestazione, sì, esatto, anteprima che ci stai dando, esatto, qua, grazie. Anteprima, assolutamente anteprima, grazie. Perché proprio ieri abbiamo stabilito la data, non è un pesce d'aprile, ma la faremo il primo aprile. Ah, non è male, speriamo che la gente ci creda, non che esatto. Pensa che sia appunto uno scherzo. Undicesima edizione, dicevamo. Come sta andando in questi anni? Siamo sempre cresciuti. L'anno scorso appunto abbiamo sfiorato le 4.000 presenze nei due giorni, tanto è vero che già in previsione di un'ulteriore crescita l'anno prossimo, se staremo ancora sempre al Marriott, ma prenderemo uno spazio ancora più grosso. Quest'anno abbiamo un totale di circa 1.000 metri quadrati, l'anno prossimo ne avremo quasi il doppio. Però. E poi raddoppiate, come dicevi, gli appuntamenti, esatto, con il room, che... Ma sono due mondi molto diversi, credo, o sbaglio, almeno così a occhio sono mondi completamente diversi. Sono mondi completamente diversi, chiaramente il room è tra virgolette caraibico, sì, e con la Scozia non c'entra nulla. Però, infatti, quindi mi immagino anche che si porta dietro, quindi proprio un po' un discorso, esatto, culturale, un discorso di... Sì, però... Penso anche alla musica, cioè, io penso anche alla musica, ad esempio, sì, ecco. Esatto. Un whisky non penso alle cornamuse, nonostante... Sì, non so, non lo riesco a legare... È vero, però il rum è il distillato più simile al whisky, o viceversa, perché è invecchiato, a differenza di, non so, la vodka, la grappa o il gin, okay, che invece, per esempio, non vengono invecchiati, se non raramente fanno delle cose, ma non nascono per special edition, esatto, però il rum invece, come il whisky, viene non esiste un rum invecchiato, cioè, no, esistono, sì, esistono, ma non il rum o il whisky deve essere, esatto. Poi magari se negli anni si sarà qualcuno inventato anche, no, il whisky esiste. Allora, ci sono alcune distillerie che imbottigliano anche il whisky appena fatto, mm-hmm, si chiama new make spirit, non si può chiamare whisky perché, come ho detto, ecco, prima il whisky, per chiamarsi whisky, deve essere invecchiato almeno 3 anni un giorno, però sono cose così, qualche distilleria lo fa giusto così per provare, come dire, qualcuno, si può, sì, qualcosa di nuovo, diciamo. Esatto, ma non di fatto poi abbastanza. Una tradizione che in Scozia c'è da qua, direi, no? Sì, i primi documenti sul whisky sono del 1600, cioè. Quindi anche qua gli scozzesi dicono che sono stati loro a inventarlo, gli irlandesi anche... Quindi ancora una continua... Sì, no, allora, il primo documento ufficiale è un documento scozzese. Ah, ok. Quindi gli scozzesi sono orgogliosi, dice, il documento ufficiale ce l'abbiamo noi, anche se invece gli irlandesi dicono che siano stati loro in realtà. Cioè, voi scrivevate, ma intanto già bevevamo. Assolutamente. Diciamo, assolutamente. Va bene. Allora, siamo quasi in conclusione, sono già le 9.55 minuti in questo istante, quindi stiamo andando verso la conclusione. Direi, allora, per l'ennesima volta, ricordiamolo, chi si fosse collegato solo adesso, Milano Whisky Festival, questo weekend a Milano, all'Hotel Marriott in via Washington 66 a Milano, sabato dalle 14 alle 24, domenica dalle 14 alle 21, l'ingresso è gratuito, potete registrarvi online oppure potete farlo direttamente in loco,
Ecco appunto, se mi viene voglia all'ultimo dico vieni. Ma che bello, mi sono dimenticato, ma invece andiamo, si può andare all'ultimo, registrarsi lì. Esatto. Se si vuole si può prendere il kit, se no se il mio accompagnatore mi ha portato appunto, visto che io poi berrò, lui guiderà, lui può, non spende niente, esatto. Si passa comunque un pomeriggio, mangia due ostriche, un pezzo di formaggio. A sentire che ho anche delle storie davvero davvero interessanti, comunque immagino che poi ogni produttore avrà super voglia di raccontare. Sì, sì, tutti i whisky, tutte le distillerie hanno la loro storia, ci sono distillerie che sono molto giovani, magari hanno solamente 20 anni o addirittura meno, e invece ci sono distillerie che sono del 1700, quindi insomma. Oltretutto è infatti appunto è relativamente giovane, perché comunque diciamo un minimo di età devi averla, perché dovendo invecchiare il whisky non puoi dire, esatto. Non esiste la distilleria che ha aperto 6 mesi fa. Poi abbiamo, ecco, magari ci siamo dimenticati prima, abbiamo la possibilità anche di assaggiare alcuni whisky di distillerie che sono chiuse. Nel dopoguerra sono state chiuse 28 distillerie. Uh-huh. E quindi i malti di queste distillerie sono sempre più rari, perché chiaramente man mano che imbottigliano i vari barili poi dopo prima o poi finiranno, e quindi si possono assaggiare anche questi, e alcuni di questi sono veramente notevoli, con bottiglie che ormai sono arrivate a prezzi assurdi di 1000-2000 euro. Quindi, insomma, anche una. Sì, quindi diciamo. Se già un pezzo di storia lo si può fare. Può tranquillamente, e hai la possibilità di non spendere 2000 euro per comprarti una bottiglia, ma magari con 30 euro te lo puoi assaggiare. Ecco. Ho capito. Va bene, Andrea, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi. Grazie, Fabio. Abbiamo spiegato appunto l'appuntamento di questo weekend. Io a questo punto, me l'hai detto in anteprima, ti rinviterò qui quando dovremo parlarci invece del festival Sloom. Certo. Si chiamerà Milano Room Festival. Si chiamerà Milano Room Festival. Ok, vedete, quindi diciamo, cambierà solo il distillato, ma poi l'anima, il corpo è sempre quella, e lo spirito anche. Certo. Spirito in tutti i sensi. Ci vediamo sabato allora, Fabio. Volentieri, davvero. Grazie. Grazie mille. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito da casa. Diciamo che insomma, vi stiamo dando molti appuntamenti per questo weekend, e uno più interessante dell'altro, uno più diverso dall'altro, così che possiate davvero farli tutti se volete, oppure scegliere quello più giusto per voi e per l'idea che avete di weekend. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, dove parleremo ancora di cosa fare in questo weekend, ma sarà più. Domani parleremo di una cosa più adatta anche ai bambini, diciamo, che ecco, qui magari lasciateli a casa. Però no, perché non posso portarci e non farli bere, no? Bambini, allora, non possono entrare i minori di 18 anni se non accompagnati. Infatti, quindi, insomma, è un bel ambiente comunque, ambiente che a prescindere dall'alcol, cosa, è un ambiente di storia, quindi assolutamente. Di belle storie anche, quindi perché no, una bella idea per questo weekend. Davvero grazie mille di averci seguito, e allora io vi do appuntamento appunto a domani, e oggi pomeriggio 17:30 ripartono i telegiornali in diretta di Milano News fino alle 8 in diretta per informarvi su Milano e la città metropolitana. Grazie mille e a presto e arrivederci.